لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Deserto è il giardino di Dio. Da qui egli ha tolto ogni cosa superflua, perché ci fosse un posto dove insieme all'uomo potesse passeggiare in pace. L'esperienza del deserto segna il cammino di fede che il popolo deve percorrere per raggiungere la terra promessa. Esso diviene luogo di prova della fede e di purificazione. Nel deserto gli israeliti imparano a fidarsi di Dio, a ricercare la sua guida e a vivere la libertà ricevuta nella fraternità. Solitudine e le privazioni del deserto fanno apprezzare l'essenzialità delle cose, perché proprio di questo esso è simbolo, la capacità di spogliarsi dei propri affanni e delle cose superflue per far rimanere l'essenziale. Un cuore capace di cogliere l'essenziale sicuramente diventa il luogo di incontro a Dio. E se Dio è l'unica tavola di salvezza, vuol dire che egli è l'unica cosa necessaria, essenziale. La ricerca di Dio è una ricerca intelligente, cioè che sa leggere al di là delle apparenze, il cuore delle cose. Dio lo si cerca col cuore e nel cuore. La grande lezione del deserto è la preghiera, l'adorazione, il silenzio. Tutti coloro che hanno conosciuto queste vaste solitudini sono stati colpiti da questa misteriosa forza del silenzio. Il silenzio è il colore degli avvenimenti. Può essere leggero, grigio, allegro, vecchio, palpabile, triste, disperato e felice. Si tinge di tutte le infinite sfumature della nostra vita. Se lo ascoltiamo ci parla e ci dà intimamente. È il nostro intimo compagno, lo sfondo permanente sul quale tutto prende risalto, luogo della conoscenza profonda e alla base del nostro sguardo, del nostro ascolto, delle nostre percezioni. Mesi fa, quando abbiamo programmato questo ciclo, secondo ciclo di incontri, non avremmo mai immaginato che il tema di questa sera sarebbe stato la vigilia dell'incontro, del viaggio del Papa in Egitto. Un incontro che sta creando molte aspettative, giustamente, non solo nel mondo cattolico, ma anche nel mondo islamico. E io direi anche al di là della religione, perché è un gesto molto importante che si colloca appunto in un contesto piuttosto delicato e difficile. Un viaggio che noi avremo la possibilità di seguire ovviamente con più attenzione a partire da domani, che non interessa appunto solo la comunità cattolica, perché sappiamo che il Papa ovviamente va in Egitto invitato dall'autorità egiziana. E il Papa incontrerà le autorità politiche, civili, religiose, sia andando ad Al-Azhar, chiedo correzioni a nostri amici, amico egiziano, sia incontrando ovviamente anche la Chiesa copta. Sapete che in Egitto c'è una minoranza cristiana, ma piuttosto cospicua, perché circa il 10-15% della popolazione egiziana è cristiana. Copta, ortodossa o cattolica, in una piccola minoranza questa sera. Quindi invochiamo stasera Dio, pregando anche per ricordando in particolare che questo viaggio possa avvenire, come dire, nella protezione di Dio, e quindi invito per il momento di preghiera a, come ogni volta, a poter esprimere questo momento insieme. Misericordioso. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.
ad addio Signore dei mondi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, il clemente, il misericordioso, Malik Yawm al-Din, sovrano del giorno del giudizio, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, te adoriamo, a te chiediamo soccorso, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guidaci sulla retta via, sirat al-lazina an'amta alayhim, via di coloro sui quali hai effuso la tua grazia, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, non la via di coloro con cui sei adirato, né la via di coloro che vagano nell'errore. Amen. Preghiamo con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Innanzitutto benvenuti, ringrazio innanzitutto la comunità islamica di Messina e l'arcidiocesi di Messina per aver organizzato questo incontro e per avermi potuto coinvolgere. Solo una breve introduzione prima di lasciare la parola ai nostri due graditissimi relatori. È stato ben ricordato che io sono un docente di geopolitica e come tale, soprattutto negli ultimi anni, almeno nell'ultimo decennio mi verrebbe da dire, sono stato tra virgolette costretto a interessarmi anche di questioni religiose, una disciplina di cui si occupano solitamente gli storici delle religioni, ma non solo. Siamo alla vigilia effettivamente di un viaggio molto importante, l'ennesimo viaggio importante di Papa Francesco, che si appresta a recarsi in Egitto, un paese, piccolo inciso, mentre io mi occupo di religioni, con il dovuto rispetto per il paragone, è evidente che Papa Francesco si occupa di geopolitica, e lo fa, viene da dire, egregiamente. L'Egitto è un paese strategico, lo è da sempre, e in particolar modo in questo momento è un crocevia tra il fondamentalismo islamico, ma è anche la via per raggiungere in maniera definitiva il dialogo tra le due religioni, tra le due principali religioni monoteiste. Cito anche l'importanza ovviamente delle due religioni. Papa Francesco gli reca al Cairo, che è sede della più importante università islamica del mondo sunnita, e lì incontrerà il grande imam di Al-Azhar. Papa Francesco si reca anche in quel paese che per molti aspetti, diciamo, è considerato la patria di un fondamentalismo non islamico, perché non deriva dalla religione, ma di matrice islamica, perché l'Egitto è il paese dove si sono costituite diverse organizzazioni, tra cui i fratelli musulmani. Lo vediamo ogni giorno in Europa, no? Ci sono molte persone che si reputano, si professano, si dichiarano musulmani, ma io credo che colui o coloro che spargono sangue in nome di una religione
in realtà lo fanno esclusivamente non per un volere divino, non è assolutamente così, ma per una mistificazione personalistica della loro fede. E questo non avviene, non coinvolge, per così dire, soltanto il mondo islamico. Ecco perché noi dobbiamo più che mai, anzi non dobbiamo mai generalizzare, non dobbiamo mai confondere e cadere nell'errore di associare l'Islam al terrorismo, perché l'Islam è una religione caritatevole, è una religione misericordiosa, è una religione di pace, tanto quanto le altre religioni monoteiste, il cristianesimo e l'ebraismo in particolare. L'Islam è in questo momento da molto tempo costantemente sotto processo, un processo mediatico che la descrive, la dipinge esaltando ed enfatizzando solo quelli che sono i fatti di cronaca, fatti atroci, fatti brutali e soprattutto fatti irreligiosi che nulla hanno a che vedere con quella religione. Devo constatare con tristezza, non me ne vogliono gli amici presenti, che in realtà questo è un problema bipartisan, direi, che anche tra i musulmani esiste in tal senso un'ignoranza rispetto a quelli che sono i reali dogmi del proprio credo, perché ci sono molti fedeli, forse troppi, e questo non è solo un problema dell'Islam, che non conoscono a sufficienza quella che è la loro religione, quelli che sono i reali valori, i reali principi della loro religione. È un problema quindi di conoscenza, e la soluzione è anche nella conoscenza. La soluzione è soprattutto nella conoscenza reciproca, perché solo attraverso la conoscenza reciproca il fedele può realizzarsi, può vivere in un contesto di pace e accettare, imparare, condividere e convivere con quelli che sono i suoi vicini, con quelli che oggi chiamiamo stranieri, con quelli che ci fanno paura perché sono apparentemente diversi da noi. Questo è scritto chiaramente anche nei testi sacri. Il Sacro Corano dice: vi abbiamo divisi in nazioni e in tribù affinché poteste conoscermi. Il Talmud dice che l'intera Torah lancia e promuove un messaggio di pace. E la Sacra Bibbia benedice i portatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Dobbiamo quindi prendere coscienza del fatto che le comunità religiose nel mondo attuale non vivono in maniera isolata, ma fanno parte inevitabilmente di un sistema mondo, di un sistema globalizzato che ci vede gli uni vicini agli altri. E a dispetto dei paventati muri eretti materialmente o idealmente da certe correnti politiche populiste, il mondo in cui viviamo è un mondo che ha concretamente di fatto abbandonato quello che è il concetto di confine, quello che è il concetto di divisione dei popoli. Non è più così, non viviamo più in quel mondo, non viviamo nel mondo delle nazioni, viviamo nel mondo della globalizzazione. E per questo dobbiamo imparare in un certo qual modo a vivere anche gli uni per gli altri, oltre che gli uni con gli altri. Per questo il dialogo, che è il tema principale, diciamo, di questi incontri, di questa serie di incontri, è un aspetto importantissimo su cui ognuno di noi deve porsi l'obiettivo di lavorare, di costruire un dialogo con l'altro. E il dialogo interreligioso assume una grande rilevanza. Badate bene che il dialogo interreligioso non è un fenomeno, se così lo vogliamo chiamare, degli ultimi anni, perché sappiamo bene che ci sono molti precedenti nella storia umana che sono connessi al dialogo interreligioso. Se pensiamo a sia Gesù che Muhammad, sono stati grandi uomini
di dialogo. Hanno cercato il dialogo, il confronto con gli uomini del loro tempo. E quindi oggi noi abbiamo una grande opportunità, quella di potere, di volere, di dovere creare delle condizioni per cui tutti i partner, per cui tutti gli attori in gioco possano essere in grado, allo stesso livello, con i medesimi diritti, i medesimi doveri, le medesime libertà, di avviare un dialogo rivolto alla conoscenza reciproca. E questo è molto importante. Quindi incontri con quello odierno, organizzato dalla comunità islamica, dall'arciodiocesi di Messina, assumono un compito importantissimo, che è quello di forgiare, diciamo, per certi versi, una mentalità che sia quanto più aperta possibile al dialogo interreligioso. E come si fa questo? Si fa attraverso una pratica reale, si fa anche attraverso incontri come questi, che comunicano non solo per quelli che sono oggi qui presenti, ma lanciano un messaggio anche al di fuori di queste mura, e fanno sì che colui che è considerato un estraneo, colui che è considerato uno straniero, possa diventare presto, speriamo quanto prima possibile, un nostro vicino con cui condividere un percorso comune. La Chiesa Cattolica, rappresentata da oggi dopo Bergoglio, questo l'ha ben compreso, e anche se ci sono state, diciamo, delle rimostranze interne, con il Concilio Vaticano II si è proceduto ufficialmente ad avviare il dialogo interreligioso con tutte le religioni del mondo, in particolare con l'Islam. Papa Bergoglio quindi oggi lo propone, questo dialogo, a tutti i cattolici, e invita ad aderire a questo percorso, a questo sentiero. Un percorso simile è stato avviato anche nel mondo islamico. Non è soltanto il mondo cattolico a tendere la mano al mondo islamico, ma è una volontà reciproca. Mi viene in mente, solo per citare un esempio, al Gran Mufti di Croazia, che è ambasciatore del mondo, pensate, non per il mondo islamico, ma per il mondo cristiano, gira i paesi del Medio Oriente cercando di far comprendere a tutti i governanti, alle popolazioni, che è un dovere dei musulmani tutelare e rispettare i diritti dei cristiani e di chi professa altre religioni. Questo è il cosiddetto metodo croato. La Croazia è l'unico paese dell'area balcanica che non ha fornito neanche un foreign fighters all'esercito dell'ISIS, all'esercito di Daesh. Il tema di oggi, mi avvio a cedere la parola ai nostri ospiti, è il pellegrinaggio che viene definito opportunamente da Papa Bergoglio come l'icona del cammino, un cammino che ogni persona, che ogni pellegrino compie nella sua esistenza, e quindi la vita stessa è un pellegrinaggio. Grazie.